Qui è una successione di eventi drammatici, quindi li viviamo con apprensione. Andrà, a mio avviso, in qualche modo fronteggiata, senza aspettare che poi questo risucceda di nuovo. Queste le richieste degli orafi aretini, un coro unanime per chiedere più sicurezza, un appello che adesso è stato raccolto dal prefetto di Arezzo che ha incontrato i rappresentanti del settore per delineare le strategie da mettere in campo. Sono stati innanzitutto richiamati quelli che sono i comportamenti prudenziali da adottare, per cui laddove non ci fossero, adottare comunque delle misure di sicurezza passive in modo da contrastare sicuramente quelle che sono le iniziative di questo genere. E poi anche tutte le azioni messe in campo attraverso l'intervento delle forze dell'ordine e quindi la pianificazione dei controlli del territorio, adotteremo alcune precauzioni, alcune attività mirate per contrastare. Fondamentali poi saranno le telecamere per la videosorveglianza con verifiche su quelle esistenti e allargando il raggio d'azione sul territorio. Questo è un punto veramente strategico e importante sia in una fase preventiva che in una fase poi successiva di indagine e su questo c'è grandissima attenzione e si terrà e si punterà a un sistema di totale efficienza. L'ultimo furto, un vero e proprio colpo da film, uno dei più grossi degli ultimi anni, era stato quello all'azienda Jessica Jewels di Ponticino, che aveva fruttato ai ladri un bottino di circa mezzo milione di euro. Così era tornata prepotente la paura nel settore orafo che si era sentito preso di mira. Ma io questo non lo credo, non lo penso e di sicuro saranno messe in campo tutte le azioni per scongiurare.